Buonasera, benvenuti Vigilia di Arezzo Ravenna. Buonasera mister. Sì. Vai Simo con le domande. Allora mister, la fatta corta questa conferenza stampa, quindi basta due notizie sole. Come è andata la settimana della squadra dopo il pareggio raggiunto in estremis, che ha dato veramente ossigeno all'Arezzo, e le condizioni degli attaccanti? No, abbiamo recuperato tutti, tranne Belloni che dovrebbe rientrare, insomma ancora ci vuole un po' di tempo, quindi Carletti ha recuperato, Perez ha recuperato, Percalis ha recuperato, che erano quelli che ultimamente erano in dubbio, erano infortunati, quindi siamo al completo. E al di là del punto guadagnato e preso nella partita precedente con il Legnago, che ci ha dato sicuramente grande gioia, grande entusiasmo, abbiamo affrontato la settimana come l'abbiamo sempre affrontata. È normale che non arriva mai questa settimana, perché domani è la partita più importante dell'anno, inutile dirlo, inutile nascondere. Da quando sono arrivato io, l'obiettivo era quello di rubare punti prima di questa partita alla Ravenna, che era quella che ci stava sopra, e adesso è arrivato il momento di giocare quella partita, quindi senza fare calcoli di nessun genere, nel senso i due punti in più, cosa farà Legnago, è una partita da giocare come l'abbiamo giocata nell'ultimo periodo, come quel messaggio che è ancora attaccato lì dalla scorsa settimana, che hanno lasciato i nostri tifosi, di giocare con il cuore, grinta e determinazione, insomma, quindi questa è la partita. E i tifosi a proposito hanno fatto un'iniziativa molto simpatica, che poi ha chiaramente riportato un po' di fervore intorno alla rete. Come l'ha vissuta la squadra e lei personalmente? No, è un'iniziativa che fa piacere, ma già ci avevamo manifestato la scorsa settimana, insomma, la loro vicinanza, insomma. Non serve male neanche domani, non so se si può, per discorso Covid, di avere in massa un bel po' di gente, magari all'ingresso del pullman quando arriviamo al campo, oppure dietro la collinetta qua dietro. Non so se questo sarà possibile, e se sarà possibile magari, perché è una partita dove serve l'apporto del nostro pubblico, che tanto ci è mancato, insomma, in questa annata è mancato a tutte le squadre che giocano soprattutto in casa. Ma l'Arezzo, insomma, vista il calore che dà la tifoseria, sicuramente è una di quelle squadre che ne ha risentito parecchio dell'assenza dei propri tifosi, e speriamo domani di regalarvi anche una gioia, al di là se riusciranno a venire dietro la collinetta o se riusciranno a venire prima della partita. L'obiettivo nostro è quello di giocarci play-out, e per noi, per la società, per la gente, per i tifosi, quindi è una partita da giocare con quelle qualità che ho detto prima. Grazie mille. Ok, vai Fausto. L'aspetto che più dà fiducia è quello magari dove c'è un pochino più, in partite così veramente da dentro fuori, c'è un po' più preoccupazione? No, preoccupazione non ci deve stare, una partita dove è importantissima, dove non si deve sbagliare. Non si deve sbagliare l'approccio, non si deve sbagliare l'atteggiamento, e ci sarà tensione da una parte e dall'altra, perché è una partita secondo me decisiva per tutte e due le squadre. Quindi penso che quello che conterà è avere i nervi saldi, avere l'atteggiamento giusto, e non disunirsi, rimanere equilibrati in campo in qualsiasi cosa, insomma, succeda. Quindi un giudizio su Ravenna? Ravenna è una squadra che ha delle buone individualità, ha avuto il problema come noi del resto del Covid, è una squadra che sta lì, che ultimamente dopo il Covid ha fatto comunque risultati importanti, perché ha pareggiato con Cesena, stava vincendo fino agli ultimi minuti, ha vinto con i Molesi, anche con la sconfitta di domenica col Perugia, una squadra che nel primo tempo soprattutto aveva fatto una buona impressione, insomma, ma pensiamo a noi a fare quello che sappiamo fare. Grazie. Giorgio, Anto, decidete voi. Anto, vai. Allora io? Vai. Una tantina domande veloci, mister. Da una parte, come ha detto lei, è la partita che vale un campionato, una stagione. Dall'altra c'è problemi di abbondanza. Per lei si preannuncia una notte serena o insonne? No, è insonne, perché il giorno prima della partita si dorme poco, non tanto per le scelte che uno fa, perché già l'abbiamo fatte, e oggi ho detto ai ragazzi che non è mai stato così difficile scegliere
gli 11 iniziali, ma questo è merito loro perché si allenano bene e tutti stanno bene, e quindi quando sei in 22-23 giocatori dove tutti stanno bene, le scelte non è semplice farle, quindi questo è comunque merito loro. E ho detto anche che rispetto a 3 mesi fa, quando sono arrivato, la squadra è migliorata in classifica, nel senso che abbiamo fatto più punti, abbiamo fatto più vittorie, abbiamo fatto più gol, abbiamo subito meno gol, subiamo meno tiri, ma soprattutto al di là di questi miglioramenti, quello che ho visto nell'ultimo periodo è siamo migliorati come gruppo, siamo migliorati come squadra. E questo è il merito va a loro, perché l'esultanza anche di domenica su quel gol non è che avevo bisogno di quell'esultanza per capire che il gruppo è unito e coeso per uscire da questa situazione, ma quell'esultanza lì mi ha fatto capire ancora di più che questi ragazzi hanno sofferto un anno intero a stare in questa situazione. Io soffro da 3 mesi, loro da 7, e tutti insieme con quello spirito vogliamo salvarci, e la salvezza passerà attraverso la partita di domani. Beh, senza nulla togliere agli altri, io credo che Carletti e Di Grazia in questi ultimi tempi abbiano aggiunto qualcosa a questa squadra. Le chiedo, appunto, Carletti ha detto sta bene, ha recuperato, quindi significa che è al 100% uno. Sì. E poi appunto le chiedo anche se vedremo in campo una squadra camaleontica come nell'ultima partita, per esempio, come nella partita con il Pesaro in particolare. In grado quindi anche, secondo me questa è stata una sua forza, di trasformarsi. Sì, l'abbiamo fatto in diverse partite, quella anche domenica siamo partiti con 4-3-2-1 e nel secondo tempo ci siamo cambiati a 4-4-2, abbiamo fatto molto bene, insomma sono cose che si provano comunque in settimana, ma soprattutto lo riesci a fare quando hai dei giocatori duttili, dei giocatori intelligenti che con un cambio di posizione riesci a trasformare un modulo nei numeri, no? Passi da 4-3 a 4-4-2 anche a porta facendo senza fare cambi, insomma questo lo dobbiamo fare noi allenatori, perché in partita può succedere sempre tutto, è normale che se hai giocatori intelligenti ti riesce più semplice, noi ce l'abbiamo dimostrato che tante partite abbiamo cambiato modulo e abbiamo fatto meglio, e domani la formazione che scenderà in campo è quella che secondo noi, io e i miei collaboratori, è la migliore che possiamo mettere in campo in base a tanti aspetti. E consapevoli che abbiamo in panchina altri 5 giocatori che entreranno, che daranno il loro contributo, perché ho visto veramente una settimana intensa dove tutti volevano giocare questa partita. Il resto si gioca in 11, questo non è possibile, però abbiamo veramente 5 cambi a disposizione, abbiamo 10 in panchina a dare il loro contributo, o se un giocatore entra a mezz'ora, 40 minuti, un minuto, o se uno non entra, insomma questo è lo spirito giusto. Vai Rafa. Solo per drammatizzare, il quarto uomo l'avete studiato stasera. Capita, non è quello che è capitato, sì, domenica scorsa è stato un po' un errore di che ci può stare, insomma come un allenatore sbaglia le scelte, un giocatore sbaglia un gol, l'arbitro a volte può sbagliare le proprie scelte, insomma penso sempre senza secondi fine, senza volerlo, insomma, quindi domenica è stato commesso un errore che ci è costato poi caro, ci è costato il gol, insomma speriamo di non subire gol per un errore arbitrale. Termino come al solito io con le domande di Riccardo Bonelli, Pianeta Amaranto. Arrigo Sacchi diceva che è più facile allenare le gambe che la testa, è stato così anche per lei da quando è arrivata, in particolar modo questa settimana? Ma non c'è una regola, nel senso che ci fosse insomma un manoscritto dove che indica qual è la strada giusta per uscire da situazioni negative, uno farebbe copia e incolla e sentirebbe, parlerebbe con altri allenatori che in precedenza hanno avuto problemi e hanno poi ottenuto risultati,
si chiama e dici che cosa hai fatto tu quell'anno che siete usciti dall'ultima posizione. Non è così, insomma, cambiano i giocatori, cambiano tanti aspetti. Io l'allenatore deve lavorare sulle gambe, sulla tattica, sulla testa, ma ci vuole sempre dall'altra parte un gruppo coeso, un gruppo unito che risponde a questo. E io l'ho sempre detto, sin dal primo giorno che sono arrivato, che ho trovato grandissima disponibilità da parte dei ragazzi. Non era una squadra che era ultima in classifica, ma per come si allenavano non era una squadra che doveva stare ultima in classifica. Abbiamo recuperato qualche punticino, forse meritavamo qualcosa in più, ma il merito è sempre di come un giocatore, di conseguenza un gruppo, è predisposto al voler uscire da una situazione. Quindi quanto ci metto durante la settimana, perché la domenica poi di solito è lo specchio di quello che si vede durante la settimana, quanto ci metto per come impegno, come voglia, come attenzione, l'alimentazione, l'aspetto fisico, sono tutti fattori fondamentali. E se noi comunque abbiamo recuperato punti a quelli che ci sono davanti, sì, potevano essere di più, potevano essere anche di meno, perché non è mai facile giocare 20, 30 partite, 35 partite da ultimi in classifica, sempre con l'acqua alla gola, dove giochi anche con paura, con tensione, con timore. Questa squadra non ha mai giocato con una serenità di una squadra che sta a metà classifica, e quindi loro hanno affrontato l'annata con grande impegno, ma con grande difficoltà a livello mentale. Questa partita di domani ci permette di pensare poi a disputarne altre tre con sempre con la stessa voglia e determinazione. Insomma, quindi noi abbiamo lavorato, ma loro ci hanno messo del loro a voler, insomma, far diventare questa partita determinante, perché non era detto sin da quando, insomma, sono arrivato io, si diceva è difficile ma non impossibile. Insomma, quindi ci siamo fino ad oggi, ci siamo riusciti e dobbiamo continuare. Ultima, poi chiudiamo, sempre Riccardo dice: penso che sia una partita da giocare sui 100 minuti, tra virgolette, sfruttando un calo degli avversari, oppure sarà necessario, secondo lei, cercare di forzare il gioco per non rischiare che lo scorrere del tempo aumenti le ansie? Poi Riccardo dice: io lo chiedo anche per la mia salute personale e per la salute di tutti. Di tutti, penso. Poi chiudiamo. Non c'è su questo una strategia sul partire forte, sul partire aspettare. Diciamo che sarà, secondo me, una partita di tensione da parte di tutte e due le squadre, dove chi ne avrà di più, non solo come qualità organizzative di squadra, ma fisicamente e mentalmente, riuscirà a portare a casa l'intera vostra impatto. Grazie a tutti. Grazie.